Video di stasera. Io salto da un video all'altro, da un argomento all'altro, ma sempre comunque argomenti che io tratto nei miei libri. E secondariamente molti spunti e molte idee me li danno direttamente, gli utenti che mi fanno domande e che mi chiedono. Allora, di questa cosa ne ho parlato spesso, ma faccio un riassuntino anche oggi. Spesso mi chiedono come si fa a sapere chi sono le nostre guide, anche perché sulle guide, questo video lo intitolo Caccia alla guida. Peraltro, vi saluta Mrs. Smoke. Dicevo, prendevo il posacenere. Dicevo, guide. Di norma, anche se poi non è proprio una regola fissa per tutti, ci sono quattro guide per ognuno di noi, più un angelo guida, più un demone guida, più a volte una divinità preposta. Le guide sono, io le chiamo, vengono chiamate, mettetela come volete, il suggeritore, lo spingitore, il totem e il quarto, non me lo ricordo mai come viene chiamato, ma c'è, giuro che c'è. Allora, il totem è normalmente un animale. Tanto è vero che si chiama animale totem. Possiamo renderci conto di chi possa essere solo attraverso gli indizi della nostra vita quotidiana, quindi animali che particolarmente ci attraggono o che abbiamo una similitudine verso di loro, sia caratterialmente sia a livello empatico e via dicendo, un qualche indizio dall'universo che in qualche modo ci fa arrivare una serie di immagini che corrispondono a quell'animale. In generale, cercare l'animale totem non ha un metodo. Qualche volta si può intravedere in qualche foto quando è particolarmente energetico. Altrimenti, difficilmente non lo potete contattare, chiamare per farvi vedere. Ah, mi sono tirata tutto quanto. I dolori in diretta. In diretta no, è in streaming. Allora, comunque l'animale totem è quello. Poi il suggeritore è normalmente sempre un'entità di dimensioni molto piccole e di solito si può beccare nelle foto, specialmente nei selfie, senza filtri, senza pose da culo di gallina, che non li sopporto, si può beccare spesso se è energetico, cioè se siamo persone che seguiamo molto l'istinto più che la razionalità, e di solito è un esserino piccolo che è sempre nelle foto altezza più o meno orecchie. A volte ha una forma animale, il mio per esempio è una cicala. Il mio suggeritore è una cicala, non questa, questa è la collana di giada nera, fatta a forma di cicala, ma è una cicala. Può essere a forma di elfo, può essere a forma di folletto, può essere a forma di piccolo alieno, anche di omino, non è che, però in generale l'immagine è sempre molto piccola e intorno alle orecchie, quando si riesce a beccare. Poi, lo spingitore e l'altro che non mi viene in mente come si viene definito, di norma no, difficilmente si possono contattare. Si può chiedere telepaticamente in questo caso, accendendo una candela viola dopo le 21 la sera di cera d'api, di venirci a conoscere, diciamo, di persona, in sogno, in real,
in meditazione, quello poi dipende da persona a persona, da come riesce maggiormente a aprire i propri canali e in che verso. Non è detto che lo vediate, perché anche se è una guida, se voi siete otturati, non lo riuscite a vedere lo stesso. Se non avete qualche canale aperto, difficilmente riesce a contattarvi anche in sogni e via dicendo. E poi per i canali vi spiego dopo. Il pennuto. L'angelo, che non è un pennuto, ma io lo chiamo pennuto così, tanto per ridere. Perché gli angeli non hanno le alucce, non hanno l'aureola, non hanno il capo che li manda a fare cose e non sono tutti biondi buoni con gli occhi azzurri. Ma questo ci tengo a sottolinearlo. Comunque, la figura, l'entità guida, che potrebbe essere definita angelo, si contatta attraverso una richiesta scritta su un foglio in alfabeto enochiano. Se lo cercate sul web, su Google, trovate tranquillamente tutto l'alfabeto con la traduzione lettera per lettera dall'enochiano all'alfabeto nostro arabo normale. E dovete scrivere la richiesta di presentarsi, sempre anche lui, o in sogno, o in real, o in meditazione, o come vi pare, tutta scritta a mano in enochiano. Una volta che l'avete scritta, la piegate in quattro, in sei, in quello che vi pare, chiusa, e la infilate nella federa del cuscino dormendoci sopra. La lasciate lì finché non risponde, perché nell'oltre, come ho già spiegato in altri video, sia nell'oltre che nelle altre dimensioni più elevate, la variabile del tempo non esiste. Quindi non è che lo scrivete adesso e tac, la legge, tac, mi sento pozzetto. Per cui tempo al tempo, perché nell'esoterismo, nell'occultismo, nel paranormale e in tutto ciò che riguarda l'universo, chi ha fretta, la gatta che aveva fretta fece i gattini ciechi, no? Si dice. Ecco appunto. Quindi se avete fretta, lasciate perdere. Il demone, anche come l'angelo, non è telepatico, quindi è inutile che ci state a parlare mentalmente perché non vi sente. Come per i defunti e come per le altre guide, si può provare accendendo una candela viola di richiesta e chiedendogli di palesarsi a noi sempre o in sogno o in real o in meditazione, quello lo scegliete voi. A voce alta però. Dovete proprio parlare fisicamente, perché sennò non ve sente. Come dicevo per l'angelo, anche per il demone non è detto che abbia i cornini, non ha le ali nere e non ha il capo cattivo che lo manda in giro a possedere gente. Non gliene può fregare di meno. È una guida nostra anche lui, pertanto ci aiuta nel nostro percorso anche lui ed è necessario sia il demone che l'angelo. Per cui facciamocene una ragione. Non è cattivo, non ha gli occhi cattivi, ci sono angeli stronzissimi e angeli buonissimi, ci sono demoni stronzissimi e demoni buonissimi. Ma in generale, se sono le nostre guide, a noi faranno sempre solo del bene. A prescindere da poi come si comportino al di fuori della sfera, tra noi e loro. La divinità preposta non c'è quasi mai e comunque è più di interesse a chi si interessa, a chi viaggia proprio nel mondo esoterico, nel mondo occulto, quindi al comune utente che ha solo delle domande esistenziali e poi fa una vita più o meno normale senza intercorrere in questo mondo preciso, non ha interesse neanche a sapere chi sia, ammesso che ci sia, perché anche detto che non, potrebbe anche non esserci. Per cui non gliene frega più di tanto. E questi sono i metodi per fare la richiesta. Ripeto, se avete fretta, lasciate perdere. In esoterismo e in occultismo, come in tutto il paranormale, persino le ricerche pseudoscientifiche come quelle che fanno i ghost hunters o i ricercatori,
non potrebbero mai avere fretta. Un ghost hunters che va a fare un sopralluogo in un posto magari ritenuto infestato, eccetera, ha necessità a volte di stare 3, 4, 5 giorni, una settimana, e nel 90% dei casi, dopo una settimana che non dorme, non mangia e va in giro a cercare di registrare tutto quello che può, non becca niente. Quindi, i film con l'evocazione e appare la cosa non esistono, sono film, appunto. Di conseguenza, prendiamo le cose con le pinze, non fidiamoci dei film, non fidiamoci dei racconti popolari, non fidiamoci delle religioni, manco per scherzo. Tornando al discorso guide, in generale, più una persona ha determinati canali aperti e maggiormente ha la possibilità di captare immagini, parole, frasi e via dicendo. Appunto, sia delle proprie guide personali e sia anche a volte dei propri defunti e via dicendo. Questo perché, ecco, anche sui defunti, la frase che mi dicono spessissimo, sempre per la questione che il 90% della gente è convinta che quando uno muore diventi Sailor Moon, io continuo a dirlo e non ci sono cavoli. Ogni tanto mi dicono: ma perché non mi viene in sogno? Ma perché non si fa, non mi fa sentire che c'è? Non è lui o lei che non si fa sentire, sei tu che non riesci. È questo che non vi entra in testa. Non sono loro che hanno dei superpoteri, riescono a entrare nelle vostre teste o davanti a voi ballando la lambada di Kaoma. E se non vengono è perché non vogliono venire da voi. Siete voi che avete i canali chiusi. I canali ricettivi, e questo sia per quanto riguarda determinate facoltà e capacità medianiche e via dicendo, ed anche le capacità ESP, quindi come dicevo negli altri video, che se non sapete dove sono, ve li andate a cercare qua sul mio canale. Se vi iscrivete sul mio canale, mi fate un favore così riesco a continuare a fare i video. Se mi mettete like, me ne fate due di favori. E se magari li condividete anche qualche volta in giro, su qualche account, su qualche pagina, schifo non mi fa. No, perché a volte tanta gente pensa che non può condividere i miei video. No, 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 condivideteli dovunque. Metteteli in ogni dove. Fateli vedere anche alla nonna di 99 anni. Negli account, su Twitter, su Pinterest. Potete metterli dove volete. Condivideteli a manetta. Fine a parentesi. Ogni tanto anche il mio briciolo di interesse a schiacciare con un ditino lo posso anche chiedere, no? Dicevo, chiusa di nuovo la parentesi, tutto il fulcro che ha l'essere umano dei canali differenti dai nostri cinque sensi materiali, che sono l'olfatto, l'udito, il gusto, la vista e... me ne sono persa uno. L'olfatto, il gusto, l'udito, la vista e il tatto. Oltre a quelli, i canali invece di collegamento con le dimensioni e quindi anche con le entità sono tutti pilotati dalla ghiandola pineale o ipofisi, che dir si voglia, che è una ghiandola che noi abbiamo a metà tra la gola e la testa qua dietro. Sta lì la pineale. Dietro alla tiroide, un po' più su. La ghiandola pineale si atrofizza tantissimo anche solo con l'alimentazione. Quindi, se voi mettete in conto le culture tramandate in famiglia, nella società, sbagliate, che comunque ci fanno un lavaggio del cervello tale, ci fanno, vi fanno un lavaggio del cervello tale
da in qualche modo perdere determinate capacità. Inoltre, l'alimentazione, ripeto, influisce tantissimo sulla calcificazione della ghiandola pineale, dell'ipofisi. Per decalcificarla, bisognerebbe cominciare innanzitutto a eliminare completamente il sodio dall'alimentazione, quindi il sale. Tutto ciò che contiene sodio, togliere il sale dal mangiare. E secondariamente assorbire meno proteine animali possibile. L'ideale sarebbe non assorbirne proprio, ma se non si è in grado o per patologie magari particolari come una persona anemica, come altri tipi di patologie, o perché non si hanno delle basi da alimentaristi e quindi comunque non si è capace a bilanciarsi da soli l'entrata delle proteine, bisogna comunque in qualche modo assimilarle. E allora ci sta, ma cercando di eliminarne il più possibile. Scusate, se prima mangiavi la bistecca tutti i giorni, adesso la bistecca la mangi 3 volte a settimana e 4 no. Per proteine animali, siccome non c'entra assolutamente niente il discorso dei vegani e dei vegetariani, in questo specifico caso per proteine animali si intende anche il pesce. Si intende anche le uova gallate, quindi quelle allevate a terra del contadino. No! Non si possono mangiare. Solo le uova allevate in gabbia a mais e non gallate. Cioè non quelle che potrebbero servire per la riproduzione. Solo quelle che il gallo non le ha viste manco per scherzo. Formaggi, controllare benissimo nell'etichetta che non siano cagliati, non ci sia del caglio, perché il caglio è una proteina animale. Quindi, se non c'è il caglio, si può mangiare qualunque formaggio. Se c'è il caglio, non si può dare manco la leccatina. Questo lo sottolineo sempre perché poi mi fanno appunto le domande astruse del tipo: ma il pesce posso? Perché il vegano lo mangia? Chi se ne frega del vegano? Cioè, la ghiandola pineale non c'entra niente col fatto che uno è vegano e non voglia mangiare animali in vita. Non ha nessun senso logico, a prescindere che anche il vegano, secondo me, dovrebbe rispettare. O li rispetti tutti o non ne rispetti nessuno. Io l'ho sempre detto: se mangi la carne, la mangi tutta. Se non la mangi, non ne mangi nessuna. A livello di idea, poi a livello di gusti personali, per carità. Io ad esempio non mangio assolutamente pollame perché non mi piace. Non mangio assolutamente interi ora, manco per scherzo. Piuttosto muoio di fame che mangiare un fegato, un cervello, una cosa di quel genere. Mi viene male solo a pensarci. Il pesce mi fa schifo. Però per esempio i salumi li mangio. La pancetta, la mortadella, per lo più mi mangio solo maiale, ma appunto 1 o 2 volte al massimo alla settimana. Ma in generale il maiale, bene o male, lo mangio, ma per sapore, non perché sia l'animale che mangio e l'altro no. Invece gli altri tipi di animali di solito non mi piacciono. Allora, quello è un discorso a parte, è un discorso di gusti personali. Io anche la pasta al pesto a me fa schifo. Io mangio la pasta al sugo col sugo di pomodoro. Perché il pesto mi sono nata a Genova, ma mi fa schifo. Quindi, quella è una questione di gusti. Ma se si vuole seguire una dieta decalcificante per la pineale, bisogna rinunciare il più possibile alle proteine animali e rinunciare del tutto al sodio, al sale a tavola. Quindi tutto insipido, tutto senza sale, sì. E fare tanta meditazione, imparare a farla, ci sono degli ottimi video gratuiti che insegnano a farla, e non avere fretta. Siamo sempre lì, non è che oggi mediti e per una settimana non mangi proteine e tra una settimana ti batti il 5 con Buddha. E no, devono passare un po' di anni e poi dipende anche dal livello che tu avevi calcificata la tua pineale.
oltre alle tue capacità di anima intrinseca, perché c'è l'anima più sveglia, che magari ha avuto più reincarnazione e quindi più coltivazioni, e c'è l'anima che è ancora un pochettino tontolona, perché comunque è nata dopo e ha avuto meno esperienze. Quindi anche lì metti in conto che potete fare, tutti e due possono fare la stessa dieta, lo stesso percorso, uno vedrà tutto, l'altro vedrà giusto un'ombretta passare dietro all'occhio, perché dipende anche dalla situazione animica interiore. 20 minuti. Vi do la buonanotte. Comunque ho usato il rimmel nuovo, non si vede tanto nel video, ma ho delle sopracciglia. Basta, stasera la finisco di fare la scema. Buonanotte.